Assemblea diocesana sul discernimento vocazionale. Si deve tenere in forte considerazione il fatto di cosa significa vocazione. Vocazione è dono, dono gratuito, quindi è il Signore che chiama. Non siamo certamente noi con tutti i nostri mezzi a suscitare chissà quale risposta. È poi il singolo che si sente chiamato che ha bisogno di essere sostenuto da una comunità. E la comunità sostiene i nostri giovani e qualsiasi persona nella vocazione se sostiene la fede, perché la vocazione nasce dalla fede e si robustisce attraverso la fede. Abbiamo bisogno di comunità quindi generative che generano le vocazioni mediante la generazione della fede, la trasmissione della fede, una fede vissuta, una fede testimoniata, una fede gioiosa, una fede carica di contenuto che ha al suo centro Gesù, perché è Lui che è appunto il centro della fede. Poi certamente l'Assemblea parlerà anche del fatto che la pastorale vocazionale non deve essere una pastorale di nicchia, ma una pastorale invece che attraversa un po' tutte le altre pastorali, perché tutti hanno bisogno, grandi, piccoli, adulti, anziani di tutti i tipi, della nostra Chiesa, di sentirsi chiamati dal Signore a mettersi in gioco per l'evangelizzazione, per portarlo poi nel mondo, anche attraverso la testimonianza. Quindi la vocazione, diciamo, esplicitamente fondamentale è quella del battesimo. E poi su queste si innestano la vocazione alla vita consacrata, alla vita religiosa, al sacerdozio e così via. Ma se non c'è questa base portante, ecco, di comprendere che dal tuo battesimo riesci a trovare la forza, il dono dello Spirito e devi, ecco, cercare di seguire Cristo e portarlo agli altri, è difficile far crescere delle vocazioni. La vocazione è sempre qualcosa che si dona, l'hai ricevuta come dono, la devi donare. E infine tutti gli strumenti che la diocesi deve mettere in campo per sostenere appunto l'accompagnamento, perché tanti giovani hanno la vocazione, secondo me. Lo diceva già Don Bosco, che un giovane su tre ha la vocazione, anche alla vita consacrata, al sacerdozio, come Matteo. Però non si è accompagnati, i giovani a volte non sono accompagnati, non hanno anche persone di riferimento, adulti, famiglie, sacerdoti, suore, eccetera, che diano la garanzia di sentirsi praticamente delle guide spirituali. Accompagnando nel senso di ascoltare, nel senso di mettersi in gioco insieme con loro, no? E questo è l'altro aspetto che l'Assemblea dovrà approfondire. Ci auguriamo che con il dialogo di tutte le presenze che sono qui, ecco, con tutti tanti giovani, poi ci sono sacerdoti, diaconi, suore, insomma c'è un po' tutta la pastorale, diciamo, vocazionale presente, sono tutti soggetti della nostra Chiesa, lo Spirito Santo suggerisca delle linee fondamentali per recuperare su questo terreno che sappiamo siamo in grossa difficoltà dal punto di vista di vocazione, addirittura anche al matrimonio, oltre che al sacerdozio e alla vita consacrata, ma proprio il senso della vocazione cristiana. È quello che io mi auguro e sono certo che il Signore ci aiuterà.